questo è il grande romanzo della nazione spagnola, che però appartiene anche a noi, è un grande romanzo europeo, come poteva esserlo stato in maniera completamente diversa per la Germania Austerlitz di Sebald, o per il Portogallo il Memoriale del Convento di Saramago, o per l'Italia il Gattopardo. Ecco, ho preso dei romanzi diversissimi da loro, ma che sono tanti tasselli dell'identità appunto frammentaria e spesso lacerata europea. Si parla in patria di grandi lacerazioni, si parla di due famiglie che sono in qualche modo spaccate da ciò che è successo in Spagna a causa dell'ETA. Però è anche appunto un romanzo in cui, ripeto, troverete cose che sentirete vicine anche a voi, che pure appunto anche a noi, che pure abbiamo vissuto un passato diverso, ma non poi completamente diverso rispetto a quello che è successo in Spagna. Quindi abbiamo davvero l'onore e il privilegio di avere qua appunto l'autore di questo grande romanzo. Grazie mille, siete in tanti, siete venuti come al solito in massa a sentire queste presentazioni. Questa volta veramente vale la pena. Una breve scheda biografica sull'autore che c'è con noi stasera. Fernando Aramburu nasce a San Sebastián nel 59 ed è una cosa buffa, si fa per dire, perché nel 59 nasce l'ETA, per cui lui nasce esattamente lo stesso anno in cui viene fondata l'organizzazione terroristica. ETA vuol dire, tanto lo ripeteremo sempre, Euskadi sta a Scatasuna, che vuol dire libertà per la patria basca. Si laurea in filologia spagnola e fonda una rivista surrealista, Clock, che esce con un numero tutto di pagine bianche, piuttosto delle scritte sui muri, perché che vanno a cancellare quelle stesse dell'ETA in cui si scrive Nietzsche sì, ETA no e via discorrendo, oppure Viva Tristan Tzara. Dall'85 risiede in Germania e va per, come dice lui, per amore, e dove, ad Hannover, dove attualmente vive. Dal 2000 in Germania insegna lingua spagnola e anche sia ai tedeschi che agli immigrati, eccetera. E dal 2009 però si dedica completamente alla scrittura e alla saggistica. Oltre a Patria, al suo attivo ha il primo, è del 96, ha 9 romanzi, 10 con Patria, 4 volumi di racconti, di cui uno, no, sarà poi una domanda magari che potrò fargli, che anticipo un po' Patria, perché sono dei racconti sulle vittime dell'ETA. E saggi e libri per bambini. In questi anni ha ricevuto molti premi e diciamo che, almeno per quel che si può dire, il più importante è quello per il miglior libro dell'anno del 2017 con Patria. Ed è un premio importante ma giustissimo. E come si diceva prima e come non ci stanchiamo di dire, sono 650 pagine, un libro poderoso, che però sono di quelli in cui ti svegli al mattino e dici quando posso ricominciare a leggerlo, perché è un libro straordinario. E la storia di Patria è la storia sostanzialmente di due famiglie che stanno in un paese innominato, immaginario, innominato, ma insomma vicino a San Sebastián, le cui vicende e vicissitudini si intrecciano, sono molto amici, il padre dell'una col padre dell'altro, le due madri sono amiche, i figli si conoscono, eccetera. Ma l'ETA, la violenza, il nazionalismo e il terrorismo basco li dividono. Tant'è vero che poi uno dei personaggi della famiglia sarà una vittima e uno dell'altra famiglia il carnefice. Il libro si dipana con dei tempi continuamente cambiati, sono 125 capitoli brevi di 4 pagine ognuno, 4-5 pagine, che vanno un po' random nei tempi, negli anni, proprio per raccontare meglio la storia. Un'ultima cosa, la storia di una violenza che, tra parentesi, volevo dirlo, i morti per gli attentati dell'ETA sono 800, forse di più, ma accertati 840, 850. Quindi non può.
Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura, l'ha definito un libro straordinario che ci fa vivere dall'interno gli anni di sangue e di orrore che ha sofferto la Spagna. La peculiarità di questo libro è che noi rileggiamo questa storia della Spagna attraverso due famiglie, quindi dall'interno, dai piccoli, dai non personaggi, dai piccoli protagonisti di tutti i giorni all'interno di un paese. Biografia finita, volevo chiedere a Fernando la domanda più facile da fare a uno scrittore: come ti è venuto in mente di scrivere un libro simile e di scrivere un libro che è un romanzo ma è anche una testimonianza e un grande lavoro di memoria? Buenas tardes y muchas gracias por las generosas palabras que me han dirigido. Buon pomeriggio e ringrazio molto per le generose parole che sono state dette su di me. En realidad yo no considero que el terrorismo sea un tema. Yo no tengo una relación como de especialista o de historiador o de estudioso. Non ritengo di essere un protagonista, un conoscitore, un storico su questo argomento. Nací efectivamente en 1959, el mismo año que ETA. Sono nato effettivamente nel 1959, lo stesso anno in cui è nata l'ETA. En San Sebastián, en el País Vasco. A San Sebastián, nei Paesi Baschi. Esto significa que la violencia política ha crecido conmigo, la he tenido muy cerca desde pequeño. Questo significa che tutta questa violenza politica è cresciuta insieme a me, è stata molto vicino a me per tutta la mia giovinezza. Y hay un atentado en concreto que para mí fue como un trastorno enorme. E c'è stato in particolare un attentato che mi ha colpito in maniera particolare. No quiere decir que otros atentados anteriores me fueran indiferentes, pero este me resultó muy cercano. Non vuol dire che altri attentati precedenti mi fossero indifferenti, ma questo in particolare mi ha colpito in modo particolare. Y ocurrió el 1984. È successo nel 1984. E ETA, uno de los grupos de ETA, asesinó a un senador socialdemócrata en mi ciudad. È successo nel 1984, è uno dei gruppi, perché ci erano diversi gruppi dell'ETA, ha ucciso un senatore della mia città, socialdemocratico. Si chiamava Enrique Casas e io lo conoscevo personalmente. Di nome Enrique Casas e lo conoscevo personalmente. È la prima volta che ETA matava una persona che io conoscevo. Ed era la prima volta che l'ETA uccideva una persona che io conoscevo personalmente. Hasta entonces, todo lo que yo sabía de los atentados es lo que sabía la gente común, lo que nos contaban en la televisión o en los periódicos. Fino a quel momento lì, tutto quello che io sapevo sugli attentati dell'ETA era esattamente le stesse cose che sapevano tutti gli altri cittadini, quello che ci raccontava la televisione, che ci raccontava la stampa. Yo tenía 25 años y fui a ver cómo introducían el ataúd con el difunto en la casa del pueblo de San Sebastián. La casa del pueblo es el centro social del Partido Socialista. Avevo allora 25 anni e sono andato di persona a vedere come entrava la salma nella casa del popolo, che era il centro sociale del Partito Socialista, per esporre questa salma. Era febbraio e llovía. La lluvia es una constante en mis relatos situados en el País Vasco. Era febbraio, il mese di febbraio pioveva. La pioggia è una costante in tutti i miei romanzi dove parlo sempre dei Paesi Baschi. Io stavo nel borde della calle e mi dije para mí, algún día escribirás sobre esto. Io mi trovavo lì in mezzo alla strada, che osservavo appunto come introducevano la salma, e mi son detto per me stesso, un giorno prima o poi scriverai su questo. Me sentí interpelado, sentí como si la caja del muerto me preguntase, tú que escribes, ¿no tienes nada que decir sobre esto? Mi son sentito quasi come se la casa del morto mi chiedesse, ma tú que sei uno scrittore, ¿non hay nulla da dire su questo? Pero yo sabía que entonces no tenía madurez literaria ni tampoco madurez humana. Ma io sapevo che in quel momento non avevo ancora né la maturità letteraria né quella umana per poter scrivere. Y necesité mucho tiempo hasta encontrar
el tono linguístico adecuado para contar esta tragedia que ha estado tan cerca de mi vida. He avuto bisogno di molto tempo per riuscire a trovare il tono giusto, il tono linguistico opportuno per poter raccontare questa immensa tragedia che ho vissuto. Y empecé escribiendo historias breves y me daba cuenta de que fallaban. Ho cominciato a scrivere dei piccoli racconti, ma mi rendevo conto che c'era qualcosa che non andava. Hasta el 2006. En el 2006 publiqué una colección de cuentos de la que hay una edición italiana. Fino al 2006, anno in cui ho pubblicato una raccolta di racconti, c'è anche l'edizione italiana. Y es la primera vez en la que vi que había encontrado la fórmula para contar historias sobre gentes vascas, es decir, sobre personas de pueblos y ciudades del País Vasco de la época que yo conocía. Ed è la prima volta in cui mi sono reso conto che avevo trovato la formula giusta per raccontare delle storie sulle gente dei Paesi Baschi, su persone dei paesi, delle città che conoscevo bene perché era anche la mia città. E posteriormente scrivi una novella e finalmente Patria. Successivamente ho scritto un romanzo e poi infine questo che presentiamo oggi, Patria. Ma mi pare molto interessante questa cosa che ha detto Fernando Aramburu sulla scrittura, perché è un libro scritto in un modo che subito ci colpisce, perché non c'è quasi differenza tra discorso diretto, pensato e racconto. Ed è curioso che lui abbia cercato un modo per raccontare questi avvenimenti e mi fa venire in mente José Saramago, che cambiò modo di scrivere e si mise a scrivere nel modo che tutti conosciamo, anche lui senza virgolette, senza capo, senza didascalici, perché non riusciva altrimenti a descrivere la vita dei lavoratori in Levantado do Chão, che in italiano è una terra chiamata Alentejo. Ed è un processo molto simile, perché per poter far parlare i suoi personaggi anche Aramburu ha dovuto cambiare registro da quello normale cui si era abituati. La domanda che volevo fare era questa: tu dicevi prima di aver visto questo funerale post-attentato, che avevi 25 anni. Quando hai avuto 26 anni sei andato in Germania. In tutti questi anni di vicinanza all'ETA, agli altri ragazzi di cui qualcuno ne faceva parte, come mai non sei stato influenzato? Voglio dire, c'era una grande illusione anche in quegli anni, anche in Italia. Io mi ricordo, lo raccontavo prima, che alla prima di Ogro al cinema, che è quello sull'attentato a Carrero Blanco, quando si scoppia la bomba e l'auto vola, c'è stato un applauso al cinema. Quindi c'era anche un certo rapporto di vicinanza tra l'estrema sinistra italiana, ma sto pensando anche alla Bader-Meinhof, le BR, eccetera, eccetera. Com'è che non sei stato influenzato? Sì, buona domanda. Io también he tenido 13, 14, 15 años. È una buona domanda. Anch'io ho avuto 13, 14, 15 anni. Y he estado igual de expuesto que otros amigos míos del colegio o del barrio a la propaganda. E sono stato esposto alla stessa maniera che sono stati esposti tanti altri miei amici, compagni di scuola, quartiere. Y algunos compañeros míos efectivamente empuñaron las armas, otros, entre los que yo me encuentro, no. Ed effettivamente alcuni miei compagni, amici, hanno deciso di impugnare le armi. E altri invece, come me, hanno deciso di non farlo. E con frequenza mi hai preguntato perché. E sovente mi chiedono perché. Lo che constato è che mi cerebro non ha sido conquistato por questa idea, según la quale un progetto politico se può conseguir por la via di matar a otros semejantes. Fortunatamente mi rendo conto che il mio cervello non ha non è stato conquistato dall'idea che un progetto politico si può raggiungere soltanto uccidendo altre persone. E los jóvenes, particularmente los varones, más que las chicas, son particularmente susceptibles al fanatismo.
I giovani, in particolare i maschi, sono particolarmente suscettibili ai fanatismi in generale. Bueno, pues por la juventud misma, los jóvenes tienen energía, tienen la sangre caliente, no tienen responsabilidades laborales ni familiares y están expuestos a la presión del grupo. Semplicemente per una questione della giovinezza in se stessa, no? Sono carichi, pieni di energia, hanno il sangue caldo, non hanno delle responsabilità particolari di lavoro o di famiglia e quindi sono sottoposti anche molto a queste pressioni sociali. Entonces, ¿por qué no entré en ETA como otros a los que yo conocía? Tengo tres respuestas seguras. Allora, perché non sono entrato nell'ETA come invece hanno fatto tanti altre persone che io conoscevo? Ho tre risposte certe. Quizá haya otras razones, pero hay tres de las que no dudo. Forse ce ne sono anche delle altre, ma ci sono tre motivi che sono certo. La primera de ellas es que yo nací, me crié, me eduqué en una ciudad relativamente grande. La prima è che sono nato, cresciuto, sono stato educato in una città relativamente grande. En un pueblo no hay escapatoria posible. In un paese questo non era possibile sfuggire a questo. Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe cómo piensan los otros, qué hacen. Tutti si conoscono, tutti sanno come pensano gli altri, cosa fanno. Una ciudad ofrece unas mayores posibilidades de refugio o de cambiar de amistades. Una città invece offre altre possibilità di rifugio oppure cambiare amici. Y ofrece una variedad humana, ideológica, de modas, de costumbres también mayor. E c'è anche una diversità umana di mode, abitudini, diversa, superiore rispetto a quello che offre un paese. Esa es la primera razón. E questo è il primo motivo. La seconda razón creo que está relacionada con mi educación. Il secondo motivo è in rapporto diretto con l'educazione che ho ricevuto. Yo recibí de niño una educación cristiana. Da piccolo sono stato educato con un'educazione cristiana. Ya en la adolescencia dejé de creer. Da adolescente ho smesso di credere. Pero conservé el convencimiento de la compasión. Ma mi è rimasta questa caratteristica, questa convinzione della compassione. Es decir, de la compasión que lleva al ser humano a ver la humanidad del otro. Que porta al ser humano a vedere l'umanità dell'altro. Que es lo que no ve el terrorista. Que es quello che non vede il terrorista. El terrorista ve objetivos. Il terrorista quello che vede sono degli obiettivi. O come decimos, cosifica al enemigo, lo convierte al discrepante, al distinto, lo convierte en enemigo. E tutti quelli che non la pensano nello stesso modo diventano un nemico per eccellenza. Y esto llega a tales extremos que en los testimonios de los propios terroristas averiguamos que a menudo ni siquiera sabían a quién habían matado. Fino al punto che dalle testimonianze che ci sono adesso di questi vecchi terroristi, tante volte non sapevano nemmeno a chi stavano uccidendo. Bastava che llevasse un uniforme. Era sufficiente che avesse addosso una divisa. Yo recibí amor en casa de niño. Yo cuando era piccolo a casa mía he recibido amor. Y aprendí pronto a ver la humanidad en los demás. He imparato presto a vedere l'umanità negli altri. Yo era un niño que a la edad de 12-13 años en el autobús de la ciudad se levantaba para dejar el sitio a las personas mayores. Yo era un ragazzino, un bambino que a 12-13 anni sui pullman si alzava per lasciare il posto alle persone anziane. Ese principio moral que aprendí de niño no lo he perdido nunca. E quel principio morale che ho imparato da piccolo, da bambino, non l'ho mai perso. La tercera razón es la razón de la que menos dudo. Il terzo motivo è quello che mi suscita meno dubbi. Y es la cultura. E cioè la cultura. La cultura que permite el cultivo de la calidad de la persona. Che permette coltivare la qualità delle persone. A la que uno llega mediante la lectura de libros. E la quale si raggiunge attraverso la lettura dei libri. El disfrute de la música, de la pintura, de los bienes culturales de la humanidad. L'ascolto della musica, la bellezza di osservare delle opere d'arte, tutto quello che offre l'umanità. Mi horizonte vital a los 16 años no era un Kalashnikov, sino era Dostoyevsky o Dickens. Yo quería
salir al mundo, conocer otros países, aprender otros idiomas. Il mio orizzonte quando avevo 16 anni non era prendere in mano un Kalashnikov, il mio orizzonte era leggere Dostoevsky, Dickens, andare in giro per il mondo, imparare altre lingue. Es decir, la cultura para mí fue como una vacuna contra el nacionalismo. Prácticamente la cultura per me è stata come una sorta di vaccino contro il nazionalismo. Entendiendo el nacionalismo como la causa de la tierra de los padres o de la patria. Se si intende il nazionalismo come la causa dei genitori della patria. Yo no reniego de las tradiciones ni de los bailes típicos, pero mi horizonte ya a la edad de 15 y 16 años iba mucho más allá que esto. Io non nego, non rifiuto tutte quelle che sono le tradizioni, i costumi, i balli tipici, eccetera, eccetera, però all'età già di 16 anni i miei orizzonti andavano molto più in là. Y probablemente hay una cuarta razón por la que yo no entré en ETA, aunque tengo que reflexionar al respecto. E probabilmente c'è un quarto motivo per cui io ho deciso di non entrare nell'ETA, ma devo ancora riflettere al riguardo. Y es el humor. Ed è l'umore. La risa. Il senso degli humor, la risata. La risa es lo que uno nunca encuentra en el terrorista, en el fanático, en el totalitario. Le risate, il sorriso, è qualcosa che non si trova mai in un terrorista, in un fanatico. Poi lascio la parola a Manuel Martín Morán, ma prima volevo, ne approfitto perché ha detto una cosa che mi incuriosiva molto. A proposito dei paesi dove è più facile che ci sia il terrorismo, perché c'è più controllo sociale, perché tutti conoscono tutti. Leggendo il libro mi viene fuori in modo forte delle atmosfere da mafia. Cioè queste donne che non possono più guardare l'amica perché il marito è infame o perché nel mirino dei terroristi, l'omertà, la gente, i bambini che non giocano più insieme, la donna che va a messa e le altre sue vecchie amiche vanno nell'altro lato della chiesa perché non le vogliono star vicino. C'è un rapporto, mi pare, stretto, ideale, poi le differenze sono enormi, no? Ma tra quello che è il pugno di ferro della mafia e dei condizionamenti che porta la mafia e invece un movimento terroristico marxista come è stata letta. Sì, queste comparazioni sono possibili, anche il panorama umano sia distinto. Questi paragoni sono possibili anche se il panorama umano è completamente diverso. Se dice che hay dos maneras de gobernar, controllare la vita del pueblo o della gente. Si dice che ci sono due modi per governare, per gestire, per controllare la vita del popolo, delle persone. Una forma è la speranza. Una di queste è la speranza. Dar a la gente una missione, una illusione. Fornire alle persone una missione, un obiettivo, un'illusione. Un sentido collettivo nella vita. Un senso collettivo della vita, in definitiva. La otra forma es el miedo, es el terror. E l'altra forma è la paura, il terrore. El miedo genera, in cualquier società donde se produzca y con cualquier excusa politica, economica o religiosa. E la paura genera in qualsiasi società avvenga e con qualsiasi scusa, può essere di tipo politico o religioso. Genera comportamenti di sopravvivenza. Genera comunque atteggiamenti di sopravvivenza. Bueno, sta nella naturaleza del ser humano perseverare nel ser, come decía il filosofo Spinoza. È proprio nella natura dell'uomo il voler sopravvivere, no? Il voler rimanere, come diceva il filosofo Spinoza. Bueno, pongámonos en el papel de un personaje de mi novela o de un vecino de un pueblo pequeño. Mettiamoci nel ruolo di un personaggio del mio romanzo o comunque di un signore qualsiasi, un cittadino di un paesino piccolo. Por un lado, en la calle se ha impuesto una determinada idea, una manera de pensar o de comportarse. Per le strade si è imposta una nuova idea, un modo nuovo, una maniera di pensare, di agire. La persona puede que no opine lo mismo, puede que disienta o que encuentre injusto lo que se está haciendo en la calle o en la plaza.
questa persona magari può opinare diversamente, avere delle idee diverse o non trovare comunque giusto quello che sta succedendo per le strade. Però al mismo tempo, come non hai libertà, sabe che sta correndo un peligro. Ma allo stesso tempo, poiché non c'è libertà, sa che corre un pericolo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay un aforismo de Lichtenberg. Allora cosa facciamo? C'è un aforismo di Lichtenberg. Que dice que el lugar más seguro para una mosca es posarse en el matamoscas. Que dice que el luogo più sicuro per una mosca è mettersi sopra matamosca in italiano l'apparecchio per uccidere le mosche. Vale. Sì, la mosca sta ahí. Uccide mosche, uccide zanzare. Sì, la mosca sta ahí. Adios mosca. Però se la mosca sta nel matamosca è molto difficile matarla. È difficile uccidere la mosca se lei è posata su questo attrezzo che serve per uccidere le mosche. Questo già lo sapeva Lichtenberg nel siglo XVIII. E questo lo sapeva già Lichtenberg nel XVIII secolo. Pertanto, nel pueblo uno pone la bandera, pone una pancarta, va alla manifestazione, vota a chi hay que votar, mueve la bandera pues del gruppo predominante, egemónico, totalitario e vive tranquillo come la mosca che stava nel matamoscas. Allora, quella persona di quel paesino che magari non condivide tutte quelle idee, cosa fa? Appende una bandiera del gruppo egemonico in quel momento lì sul suo balcone, oppure va, assiste alle manifestazioni, vota chi deve votare e vive tranquillo, è sicuro come la mosca. Questa conducta non è privativa de los vascos. Io tengo un suegro alemán. E questo modo di agire non è solo tipico dei baschi, il mio suocero è tedesco. Y cuando era niño, en los tiempos del nazismo, da bambino, ai tempi del nazismo, en casa pensaban de una manera, en secreto, porque era muy peligroso que se supiera lo que pensaban, y en la calle se comportaban de otra manera. A casa sua si pensaba in un certo modo, completamente diverso di quello che c'era fuori, ma era segreto, guai a saperlo. E invece per la strada, per le strade si comportavano, si atteggiavano come si atteggiavano tutti. En esta técnica está basada el terrorismo. E questa è la tecnica su cui si basa il terrorismo. Los asesinatos a menudo son indiscriminados, tienen un sentido simbólico, es decir, una persona es ejecutada, que podría ser, esa persona podría haber sido yo, puesto que tengo alguna similitud, pienso igual, tengo el mismo oficio. Nelle uccisioni dei terroristi sono sempre le vittime, sono indiscriminate, hanno solo un senso simbolico, per cui alla fine io posso pensare, quella persona che hanno ucciso avrei potuto essere io, perché la penso alla stessa maniera. Bien, pero yo soy novelista, no psicólogo ni historiador. Comunque io sono un romanziere, non sono uno psicologo, non sono un storico. Sino que mediante la narración de historias de vidas privadas yo he tratado de compartir con los posibles lectores todo esto que estoy diciendo de una manera un tanto teórica, ¿no? Quindi semplicemente attraverso il mio romanzo, attraverso la narrazione, dove racconto delle storie, delle vite, delle persone, ho cercato di condividere queste cose che adesso sto condividendo anche con voi. E questa empatia con il punto di vista dei personaggi credo che si percepisca leggendo il tuo romanzo, ne è anche veicolo, secondo me, questo disordine cronologico dei capitoli. Vi troverete con un racconto che apparentemente è disordinato, potrebbe provocare una sorta di vertigine nel lettore, eppure non si perde mai il filo, eppure riusciamo a seguire tutto il percorso dei diversi personaggi, e ce ne sono almeno 4 storie parallele. Riusciamo a seguire tutto il percorso senza nessun problema. Probabilmente il legante tra i capitoli ha a che fare con l'assonanza dei significati, il fatto che
si va avanti nell'intensificazione del vissuto del personaggio, e sembra quasi che la cosa preponderante per te sia stata non raccontare fatti, ma raccontare il modo in cui questi fatti sono vissuti dai personaggi. In questo senso mi sembra che ci sia una grande empatia, volevo chiederti fino a che punto, paradossalmente, la distanza è stato un elemento positivo nel riuscire a costruire questa empatia, la distanza geografica. Cioè, hai avuto bisogno di andartene in Germania per riuscire a entrare in empatia con il popolo vasco? Questa è la mia domanda favorita. Sì. Questa è la mia domanda preferita. Sí, no es normal que un escritor escriba con cierta frecuencia sobre historias que transcurren en el País Vasco y viva a 2.000 kilómetros de distancia. Sí, no es muy usual, es muy normal que un escritor escriba de historias que avvengono en los Países Vasco y que viva en realidad a 2.000 kilómetros de distancia. La distancia, como sabemos desde la teoría de la relatividad de Einstein, es relativa. La distanza, come sappiamo e come ci dimostra Einstein con la sua teoria della relatività, anche la distanza è relativa. Pero durante mis primeros años de residencia en Alemania yo tenía cierta neurosis. Ma durante i primi anni che abitavo in Germania sentivo di avere una sorta di neurosi. In due sentidos. In due sensi. Uno linguistico. Da un lato linguistico. En el sentido de que yo temía que mi lengua materna se me oxidase y yo perdiese ligereza. Avevo paura che la mia lingua madre si arrugginisse, di perdere un po' questa leggerezza che abbiamo tutti noi nella nostra lingua madre. Y la otra causa de posible suave neurosis es que yo vivía lejos del escenario de mis narraciones. E l'altra cosa che mi preoccupava era il fatto di vivere lontano dallo scenario da dove ambientavo i miei romanzi, i miei racconti. Sì, entre parentesis, esa distancia hoy día no existe, desde que se inventó internet no existe esta distancia. Tra l'altro questa distanza in realtà da quando c'è internet non esiste più. Pero cuando creía que existía... Ma quando in realtà io credevo... que existía esta distancia. Hice un gran esfuerzo por compensar la distancia geográfica con la cercanía emocional. Ho fatto un grandissimo sforzo per compensare questa distanza geografica con una prossimità emotiva. Por tanto, he leído muchos libros relacionados con la historia de mi país natal, los periódicos los leía a diario, he hablado con muchas personas, con víctimas del terrorismo. Personalmente. E quindi ho letto moltissimi libri che si svolgevano nei Paesi Baschi, nella mia terra. Leggevo sempre i quotidiani, ho parlato con tante persone, anche con tante vittime del terrorismo. Y llegó un momento en que descubrí que la distancia geográfica en realidad era mi perspectiva. Fino a quando è arrivato un momento in cui ho scoperto che in realtà questa distanza geografica è quello che era in realtà era la mia prospettiva, il mio punto di vista. Y me consuela saber que cada escritor tiene su perspectiva. E mi consola sapere che ogni scrittore ha la propria prospettiva. Esta perspectiva, la mia, es, por así decir, la del jugador de ajedrez que ve todas las piezas. E questa mia prospettiva in realtà è quella, la stessa che ha un giocatore di scacchi che può vedere allo stesso tempo tutti i pezzi. No es la perspectiva del rey, del peón o del alfil que está en el tablero, pero solamente ve la realidad a su alrededor y no, quizá no toda la partida entera. Non è invece la prospettiva che hanno questi diversi pezzi degli scacchi, no? Il re e la regina possono vedere soltanto quello che succede attorno a loro, no? Invece io con la distanza geografica riuscivo a vedere tutto quello che succedeva sulla scacchiera. Entonces, yo llevo residiendo en Alemania 32 años. Vivo en Germania da 32 anni. Y solo he escrito un libro sobre Alemania. E ho scritto soltanto un libro sulla Germania. ¿Por qué? Porque no es una realidad, la alemana, no es una realidad problemática para mí. Perché la realtà tedesca non è una realtà problematica per me.
Todo funziona, todo está en su sitio. Tutto funziona bene, ogni cosa al posto, al suo posto. Entonces, bueno, finalmente escribí un libro porque sentía que debía dar las gracias a este país que me ha acogido y es mi libro más divertido y más jocoso. Poi alla fine ho deciso di scrivere un libro perché comunque dovevo in qualche modo ringraziare questo paese che mi ha accolto e devo dire che è il mio libro più umoristico, diciamo, più divertente. En cambio, mi tierra natal es algo que me duele mucho. Invece la mia terra natale è qualcosa che mi fa molto male. Es un dolor interno que yo tengo. È un dolore interno. Y es mi deseo dejar por medio de la literatura un testimonio de la época que me tocó vivir y de los hombres que habitaron dicha época. E quindi è mio desiderio lasciare attraverso la mia letteratura un testimonio di quello che è stata l'epoca che ho vissuto e gli uomini che hanno vissuto quell'epoca. E in effetti la sensazione che si ha leggendo questo libro è di trovarsi davanti a un grande affresco della società basca. Quello che invece vorrei chiederti è l'immagine che viene fuori da questo affresco. Benedict Anderson metteva in relazione in comunità immaginate, comunidades imaginadas, creo que es en español, metteva in relazione il romanzo con la nascita dell'idea di nazione. Allora, sembrerebbe quasi paradossale che un romanzo contro il nazionalismo proponga un'idea di nazione, è così? No, creo que no es correcto. Es decir, no creo que mi novela sea un alegato contra el nacionalismo. Non è giusto questo, perché non ritengo che il mio romanzo sia una proclama contro il nazionalismo. Tampoco lo contrario. Neanche l'opposto. Yo he dejado mis opiniones fuera de mi libro. Ho lasciato le mie opinioni al di fuori da questo romanzo. Es verdad que no existe una objetividad absoluta. Chiaramente non si può essere completamente obiettivi. Lo que dicen los personajes lo he decidido yo. Quello che dicono i personaggi sono io a deciderlo. Eso sí. Mi modelo en este caso fue un cuadro de Francisco de Goya. Il mio modello è stato un quadro dipinto di Francisco de Goya. Que es el de los fusilamientos del 2 de mayo. Sí, i fusilamientos del 2 de mayo, questo quadro famoso. Un cuadro muy grande. A la izquierda se ven los ciudadanos madrileños que están siendo fusilados. È un quadro molto grande, a sinistra ci sono i cittadini madrileni che vengono uccisi. Y a la derecha los fusileros franceses. E a destra i francesi, i soldati francesi che sparano. Goya, el pintor, puso el mismo cuidado artístico en pintar a los españoles y en pintar a los franceses. Il pittore Goya ha dedicato la stessa attenzione, la stessa cura sia a dipingere i cittadini che venivano uccisi che i soldati francesi che li uccidevano. No pintó unos españoles bellos, maravillosos, angelicales y unos franceses feos, sucios, horrorosos. Non è che ha dipinto gli spagnoli tutti bellissimi con insomma i francesi bruttissimi con delle facce da galera. Io non sono Goya, desgraciadamente, però io quise hacer algo parecido. Io non sono Goya, purtroppo, ma nel mio romanzo ho voluto fare qualcosa di simile. Es decir, no he querido intervenir desde fuera en la historia que he contado. Cioè, non ho voluto intervenire da fuori in questo romanzo, in questa storia che racconto. En mi libro no hay un prólogo. Non c'è una premessa, un prólogo nel mio libro. No está dedicado a nadie. Non c'è una dedica a nessuno. Una excepción, porque a mí me gusta dedicar el libro a mi esposa, a una hija, a un amigo, pero en este caso a nadie. E questa è un'eccezione, perché io di solito in tutti i miei libri c'è una dedica a mia moglie, a un amico, a qualcuno, ai miei figli, però in questo caso non c'è una dedica. No hay notas a pie de página para explicar nada. Non si spiega nulla in fondo alla pagina, non ci sono delle annotazioni. Quien haya leído mi novela se habrá dado cuenta de que yo no narro explicando. Chi ha letto il mio romanzo si sarà reso conto che io non racconto facendo delle spiegazioni. Solo hay un glosario al final del libro
para ayudar al lector que no conozca la lengua vasca. C'è soltanto un glossario alla fine del libro per aiutare il lettore che non conosce la lingua vasca. Entonces, evidentemente yo estoy contra el terrorismo, pero mi terrorista como personaje lo he cuidado literariamente con mucho esfuerzo y con mucho empeño. Io chiaramente sono contrario al terrorismo, ma comunque il mio protagonista terrorista è un personaggio che ho curato moltissimo a livello letterario. Perché además creo che nadie, por muchas atrocidades que cometa, deja de ser humano nunca. Perché inoltre io ritengo che nessuno può commettere le atrocità più incredibili, ma non ne smette mai di essere al 100% comunque umano, di avere un po' di umanità. Solo se me fue la mano con el cura. O forse un po' esagerato col prete. Che è un personaggio secondario. Che comunque è un personaggio secondario. I personaggi femminili in Patria sono estremamente importanti. Diciamo, sono tutti importanti i personaggi, ma Vittoria e Miren, le due capofamiglia, sono i personaggi attorno ai quali ruota tutta la vicenda e tutte le storie. Come mai questa importanza del ruolo femminile in questo libro e nel País Vasco? Sì, esto es cierto, no está calculado fríamente. Sì, questo è vero, non è stata una cosa calcolata a freddo. Bueno, yo sabía desde el principio que las dos madres iban a ser la columna vertebral de mi novela. Sapevo sin dall'inizio che i due personaggi femminili, le due mamme, sarebbero state la colonna vertebrale del romanzo. E si suprimimos a las cuatro mujeres protagonistas, la novela se cae. Se togliamo i quattro personaggi femminili del romanzo, il romanzo perde completamente tutto. Si suprimimos a los varones, bueno, las consecuencias no serían tan graves. De hecho, el muerto es un varón, claro. Se togliamo i maschi, le conseguenze non sarebbero poi così gravi. Infatti, il morto è un maschio. Yo me he criado cerca de este tipo de mujeres. Io sono stato allevato, sono cresciuto vicino a questa figura femminile, a queste figure femminili. Se habla del matriarcado vasco. Si parla sovente del matriarcato vasco. La mujer gobierna la familia. È la donna che governa, che gestisce la famiglia. La mujer tiene la potestad de la palabra. Ha il potere della parola in famiglia. Si hay un conflitto entre vecinos, las mujeres discuten en la escalera. Se c'è un conflitto tra i vicini, sono le donne che vanno a litigare sulle scale. Il marito sta en el bar jugando a cartas. Nel frattempo il marito al bar che gioca a carte. Y también es típica la rivalidad entre la madre y la hija. Ed è anche tipico dei Paesi Baschi questa rivalità che c'è tra mamma e figlia. Bueno, si yo pienso en las mujeres que he tenido cerca, mi madre, mis tías, mi hermana, se parecen mucho a los personajes de mis novelas. Se io penso alle donne che ho avuto vicino a me, le donne della mia famiglia, mia mamma, mia zia, mia sorella, si assomigliano moltissimo alle donne del romanzo. Yo recuerdo que mi padre traía el sueldo los sábados en un sobre cerrado. Ricordo que mio padre ogni sabato arrivava con lo stipendio in una busta chiusa. Y lo entregaba íntegro a su esposa. E lo consegnava chiuso, completamente íntegro, a sua moglie. Y la esposa abría y le daba un poco para vicios. E la moglie apriva questa busta e gli dava qualcosa per i propri vizi. Otra imagen, los domingos, yo recuerdo en la cama de mis padres la ropa que mi padre se tenía que poner. Un'altra immagine che ho la domenica, ricordo sul letto dei miei genitori c'erano i vestiti che doveva indossare mio padre. Y como en mi casa, en otras muchas. E come succedeva a casa mia, così succedeva anche nelle altre. Pero cuidado, porque este poder, poder grande de la mujer, se limitaba a la casa. Ma occhio, attenzione, questo potere grandioso che hanno le donne, che avevano le donne, si limitava soltanto all'interno della casa. En cuanto la mujer ponía un pie fuera de casa, le soplaban los vientos sociales en contra. Non appena la donna metteva il piede fuori, tutto questo veniva a sparire, la società non lo accettava. Hoy día creo que no. Oggigiorno non è più così, credo. Sí.
y eran típicas las llamadas sociedades gastronómicas solo para varones. Ed erano molto tipiche questi raduni, queste società gastronomiche e associazioni alle quali potevano appartenere soltanto gli uomini. Un lugar con una cocina, con mesas, donde solo entravano los hombres. Era un luogo fisico con una cucina, con dei tavoli dove potevano entrare solo gli uomini. Se podría pensar que estas sociedades eran machistas. Si potrebbe pensare che queste società gastronomiche erano delle istituzioni molto maschiliste. Erano un escondite. Ma in realtà erano un nascondiglio. Un refugio donde los varones podían beber sin la vigilancia de la esposa. In realtà appunto un nascondiglio, un rifugio dove gli uomini potevano andare a bere senza la moglie che sorvegliava. Y de estas vidas de personas normales y corrientes está llena mi novela. E di queste vite normali, di persone comunissime, normali, il mio romanzo è pieno.